siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. E nella nostra postazione Radio Bruno, Area Stile, è venuto a trovarci Francesco Gabbani. Oh, perché sei così bravo che era bene che ti presentassi da solo. Addirittura, no, è meglio che canto, guarda. A parte cantare, sì, insomma, comunque ci hai portato anche qui una borsa che uno un può utilizzare, gadget, certo. Marketing, sì, in giro. Sì, esatto, esatto. È la borsetta che se uno vuole andare a comprarsi la frutta e la verdura e a fare la spesa ascoltando le mie canzoni, lo può fare, insomma, ricordandosi di me con questa fantastica stampa della copertina del disco. Ah, oh, che ricorda il disco che si chiama Eternamente Ora. Ora, sì, Eternamente Ora. Bello questo. Sì, mi piace, mi piace, mi piace. Che poi è il titolo di una canzone che è logicamente dentro al disco, però è anche un accostamento di parole che mi rappresenta in questo momento della mia vita, perché logicamente siamo sempre in continua evoluzione. In questo momento mi rappresentano molto queste due parole, perché credo nel fatto di che sia importante vivere il presente in maniera consapevole, goderselo nel bene o nel male, senza farsi troppi problemi per il futuro e senza avere troppe paure del passato. Quindi immagino che tu con questo umore stia vivendo questa avventura sanremese. Esattamente, è proprio così. La sto vivendo proprio così, cioè con questa positività. Io sono contentissimo di essere qua e quindi me la sto proprio godendo in maniera istintiva, godendomi il momento. Per me è una grande festa, è un grande onore, logicamente. Ma si vede, c'è un entusiasmo che si, sì, trasmette. Parliamo, sì, invece della canzone Amen. Amen, sì. Amen è un brano del quale sono molto contento, insomma, di essere arrivato al festival con questo brano, perché rappresenta esattamente la formula con cui vorrei continuare a, diciamo, proporre la musica mia, insomma, quello che scrivo, perché ha questo connubio fra un sound che è pop elettronico, anche mainstream, che ti fa ballare, ti fa divertire, no? Probabilmente di primo impatto. Poi se uno vuole andare oltre questo suo aspetto ballerino, porta anche un testo che ha sicuramente tanti spunti per poter riflettere sul modo di vivere dei nostri giorni. Bene, raccontiamo invece qualcosa di te, nel senso che io so che sei cresciuto in mezzo agli strumenti musicali della tua famiglia in quel di Carrara. Sì, esattamente, sei informata bene. Hai visto, ho studiato, però no, mi devi aiutare. Sì, sì, sono nato in mezzo agli strumenti nel vero senso della parola, perché mio padre era musicista e aveva, quando sono nato, un negozio di strumenti musicali, lo ha tutt'oggi, e quindi sono proprio cresciuto in mezzo agli strumenti. Poi, logicamente, probabilmente io avevo una propensione verso la musica, però quello è stato un terreno fertile per farmi, insomma, almeno provi due colpi alla batteria, due colpi al basso, così mi sono reso conto che fare musica sarebbe stata quantomeno la mia forma di espressione, dai. Quindi quanti strumenti sai suonare? Allora, a parte che ora io, perché sulle bio ste cose vedo scritto polistrumentista, a me mi piace dire che sono un polistrimpellatore, nel senso che suonichi un po' di tutto, comunque principalmente batteria, chitarra, basso, un pochino il pianoforte, queste sono le cose principali. Bene, dici che mi poco servono, comunque. Che sono, no, vabbè, però sai, è bello avere un'infarinatura così di tanti strumenti, perché nella fase compositiva, quando scrivi, no, ti permette di dare già un vestito d'arrangiamento a quello che fai, no? Te lo godi già di più, no? Non dipendi per forza da qualcuno che deve suonare con te. Poi è bello condividere, eh? Dopo c'è suonare insieme e condividere con gli altri, è una cosa bellissima. Quindi suonare con l'orchestra di Sanremo è una cosa meravigliosa. Quello, cantare, non so, anzi, si può dire, quasi un orgasmo, cioè. Lo immaginavamo. No, anche perché insomma non è che capita tutti i giorni, infatti è una bella emozione, perché ti arriva questo suono proprio avvolgente, dai, è una roba bella. È una roba bella, come la tua avventura sanremese. Ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Viva il lupo. Crepi, sempre. No, viva il lupo, lunga vita al lupo. Lunga. Se vuoi salutare tutti gli amici di Radio Bruno. Un saluto gigante da Francesco Gabbani a tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao, amen.